Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Oggi parliamo di istogramma, uno strumento che magari chi è alle prime armi non conosce, ma che è molto utile per capire se la nostra foto è correttamente esposta, sovraesposta o sottoesposta. Grazie a questo strumento infatti possiamo capire se la nostra foto ha le alte luci bruciate oppure se ha le ombre troppo chiuse. L'istogramma ha questa forma rettangolare e si può dividere in tre parti. Sulla sinistra abbiamo le ombre, in mezzo i mezzi toni e sulla destra le luci. L'asse verticale indica la quantità di pixel, mentre l'asse orizzontale la luminosità. L'esposizione, per così dire, corretta di una foto è quella nella quale l'istogramma assume la forma di una collina. Ha un pendio che sale nei toni scuri, una cima con qualche picco nei mezzi toni e un pendio che degrada fino ai bianchi nei toni chiari. È chiaro però che questa idea della collina lascia un po' il tempo che trova. Perché? Beh, perché dipende da cosa vogliamo ottenere noi dalla scena che abbiamo davanti. È ovvio che se stiamo fotografando ad esempio la Via Lattea di notte, avremo un istogramma che tenderà verso i toni scuri, quindi verso la parte sinistra. Ma per questo non vuol dire che sia un errore. In determinate situazioni di ripresa è importante che l'istogramma non presenti delle picche a sinistra, ovvero nelle zone scure, oppure sulla destra, nelle zone chiare dell'immagine. Perché con un picco verso destra rischiamo di avere le alte luci bruciate e quindi irrecuperabili, mentre con un picco a sinistra rischiamo di avere delle ombre troppo chiuse, anche queste difficilmente recuperabili in post-produzione. A questo proposito è possibile impostare sulla fotocamera le segnalazioni delle ombre troppo chiuse o delle alte luci bruciate. Questa è una funzione molto comoda che io ho attivata per le alte luci, così quando vado a rivedere la foto appena scattata ho subito l'eventuale segnalazione della presenza delle alte luci bruciate. Come ho detto poco fa, l'istogramma si può dividere in tre parti e sono presenti anche delle linee verticali che dividono l'istogramma in quadranti. Nella maggior parte delle reflex, tra una linea verticale e l'altra, ci sono circa due stop. In questo modo saprete sempre quanti stop dovete modificare per correggere l'esposizione. Per andare a concludere, ragazzi, non fissiamoci troppo sulla corretta forma che deve avere un istogramma, bensì impariamo a interpretarlo, impariamo a conoscerlo, così in determinate situazioni di ripresa sapremo leggerlo e sapremo così cosa ottenere con le nostre reflex, evitando così di avere problemi poi in fase di post-produzione. E per il resto lasciamoci guidare dalla nostra soggettività, da quello che vogliamo noi. Ragazzi, io come sempre vi ringrazio della visione e vi do appuntamento ai prossimi video, alle prossime pillole di fotografia. Ciao a tutti! Thank you.